Ho già accennato prima, ho spiegato il concetto del semplice e dicevo prima che mi ha svoltato l'utilizzo del feedback positivo. Qualcuno sa cos'è la resilienza? La resilienza è la capacità che ha l'uomo innata di resistere alle difficoltà e che gli ha permesso l'uomo negli anni, nei secoli, nei millenni di far sopravvivere la propria specie, no? Pietro Trabucchi è uno psicologo che ha lavorato all'Università di Verona ed ha fatto lo psicologo delle gare che si facevano in scalata dell'Everest, quindi in cui c'erano atleti che dovevano avere una grande dose di motivazione e di resilienza, no? Nel libro Perseverare Umano lui dice una cosa che mi piace e che ho verificato praticamente, cioè facendo leva sul senso di competenza, sul piacere di farcela, possiamo ottenere dalle persone un impegno straordinario che mostra la motivazione intrinseca e più resiliente. Cioè, se io utilizzo il feedback positivo e sul piacere di farcela, succede questo. C'è già questo meccanismo, il piacere e il divertimento alimentano l'impegno che alimenta il senso di competenza, che alimenta il piacere e il divertimento che alimenta l'impegno, eccetera, eccetera, è un circolo vizioso. Se loro sono, si divertono e hanno piacere di fare quello che fanno, sicuramente aumenterà il loro impegno e sicuramente grazie al loro impegno aumenterà il loro senso di competenza. E se loro si sentono bravi, aumenta il loro piacere. Ed è questo circolo vizioso. Se io inserisco il feedback positivo, lo catalizzo, è come se do benzina su questa fiammella. Ed è una cosa che diamo per scontata, perché dire bravo, bravo, bravo un allenamento in partita è una cosa che noi diciamo bravo, ha fatto il suo dovere, no? Non è così, non è proprio così. Proviamo a metterci nei loro panni. Domenica mattina, dopo una settimana di allenamento in silenzio, loro entrano in calzoncini e canottiera davanti ai genitori che non li hanno mai visti l'altra settimana, che magari fanno anche lo scout a casa, e hanno una pressione addosso fantastica, proprio una pressione così, dirgli bravo quando lui passa dal canestro fatto o da uno sfondamento preso, è qualcosa che lui incide. In allenamento, se la mattina ha preso 2-4 e la ragazzina per lui, in cui lui è una porta fantastica, gli dico fai cagare, arriva con un peso abbastanza grosso e se gli dico bravo o non bravo, poi lo corregge in modo positivo o negativo, incide. Incide molto, è vero o no? Dici così per quale motivo? Per chi ha dato delle picche? Per i voti,